Sembrava di vedere il grande Nino Manfredi, le sue espressioni, quella mimica unica con cui accompagnava parole, battute. Elio Germano si è calato completamente nei panni di uno dei giganti del cinema italiano e lo ha fatto in maniera perfetta. Un'altra interpretazione straordinaria, totale, dell'attore romano figlio del Molise, nelle cui vene scorre sangue di Duronia. La fiction trasmessa ieri sera su Rai 1, In arte Nino, per la regia di Luca Manfredi, ha reso ancora più evidente lo smisurato talento di Germano, già autore di prove magistrali come nella parte di Leopardi. Prove, oltre che recitative, anche fisiche. Una capacità innata di calarsi nelle parti, completa, entra nell'anima del personaggio. E così ha fatto con Nino Manfredi e non era facile cogliere quei gesti, l'intercalare l'accento dell'immenso Manfredi. Mai banale, Elio Germano, mai irrispettoso, perché non è cosa semplice approcciarsi a un mostro sacro del teatro, del cinema e della televisione, quel Nino Manfredi tra gli alfieri della commedia italiana. Lui che sul finire degli anni 80 fu anche testimonial pubblicitario per la Molisana. Nel film TV In arte Nino, in evidenza il giovane Manfredi, i suoi esordi, i rifiuti e la gavetta, l'amore e l'amicizia, il rapporto con i genitori, la sua potente verve artistica, l'inventiva, il suo essere istrionico, improvvisatore, la versatilità. Il Manfredi pubblico e intimo, reso con delicatezza, professionalità e bravura da Elio Germano, un attore che oggi ancora di più rappresenta motivo di orgoglio per il Molise e i molisani. Elio Germano è il volto bello e vero del Molise, pulito, quello che vorremmo vedere in tutti i settori, patrimonio artistico di tutta l'Italia, vincitore della Palma d'Oro a Cannes e dunque attore di respiro internazionale. E lui, Elio Germano, non ha mai rinnegato le sue origini molisane, di Duronia, che ama e in cui torna spesso e lo ribadisce in ogni occasione, anche poche ore prima della messa in onda della fiction In arte Nino. Un amore, il suo, semplice, diretto e sincero. Ed è molto legato alla sua famiglia ed è testimonial del Molise nel mondo. Sono ambasciatore nel Molise del mondo. Tutto questo, tutti questi ingredienti. Questa normalità.